un po' un battesimo dopo le questioni legali che avete affrontato per la nascita dell'associazione. Sì, questa è proprio la prima volta che ci presentiamo al pubblico e sono molto contenta perché si cercherà nel modo migliore di presentare le nostre idee e quello che dovrebbe essere un po', diciamo, un modo per mediare anche tra società e anche le istituzioni, eccetera, per riuscire ad avere una sinergia, diciamo, positiva ed evitare cose tragiche che ci hanno portato a soffrire. Senti, a proposito di questo, quando è che è nata la vostra idea e se è stata scatenante l'estate scorsa, forse la peggiore della storia del SIE? Sì, sono d'accordo. Cioè, diciamo, l'estate scorsa si è aggiunta a questo stress che abbiamo dovuto subire ormai per 3 volte e quindi eravamo arrivati, diciamo, alla saturazione totale, cioè ci hanno messo a dura prova come pazienza e come proprio come fede per quanto riguarda appunto il Siena e la squadra del Siena, insomma la nostra fede di tifosi, diciamo. Quindi è nata dall'idea principalmente di Simone Bernini, che si è informato tramite altre associazioni che hanno avuto successo in Italia e poi ha partecipato insieme a un altro membro della nostra associazione a questa convention nazionale che c'è stata a Roma a settembre. E quindi da lì è venuta proprio, si è sviluppata, diciamo, questa idea, e è stata, cioè, ci abbiamo creduto ancora di più, visto appunto che erano riusciti a far bene, e quindi perché no anche noi. Perfetto. Terzo in Campo, che è un'organizzazione che nasce fondamentalmente dall'operato di altre organizzazioni di tifosi, come quella di 1904, che ormai da 10 anni collaborano attivamente, perché Calcio Italiano da 15 anni a questa parte ha avuto tante problematiche, quindi i tifosi hanno deciso di fare un passo in avanti. Le organizzazioni che fanno parte di Supportersi in Campo hanno rifondato, salvato in alcuni casi club storici come Taranto, Fasano, Tortona, come pure hanno organizzato delle rappresentative di tifosi che attivamente collaborano con i club, rappresentative che vanno dalla Serie A alla terza categoria. Diciamo, saresti detto che saresti assolutamente in materia. Io ho fatto anche studi universitari proprio su questa tematica, okay. E tramite Supportersi in Campo abbiamo fatto diversi progetti europei in cui siamo stati in Germania, Inghilterra e Spagna, che sono dei contesti in cui la partecipazione ai tifosi è altamente sviluppata. In Germania è la regola. Certo. Ma in Inghilterra tutti i club della Premier League hanno un'associazione di tifosi riconosciuta che collabora attivamente con il club come interlocutore per tutte le tematiche che poi riguardano sia i tifosi sia il territorio. E l'idea di quello che stanno facendo qui a Siena è proprio quello, cioè cercare di evitare di ritrovarsi la quarta volta negli ultimi anni o degli abitui alla solita estate in cui rischi di scomparire, invece esserci per provare a uno avere il polso della situazione continuamente, perché poi le associazioni devono svolgere questo ruolo di interlocuzione e quindi avere un costante contatto diretto con la società, quindi sapere che cosa succede in maniera tale che non si arrivi all'ultimo momento in cui la crisi ormai è conclamata e il club fallisce. E a Taranto accadde che ci fu un problema legato a dinamiche che esulavano dal campo, per cui loro vennero retrocessi, l'allora presidente non voleva metterci altri soldi, loro hanno raccolto 100.000 euro, hanno rifondato il club, sono corsi a Roma a depositare 100.000 euro di fide di usione e hanno di fatto loro ricostituito il Taranto, salvato. Tant'è che il Taranto ha lo statuto, magari lo racconterà Fabio, che ha nello statuto la regola per cui la fondazione deve esprimere ad esempio il gradimento per gli imprenditori che si avvicinano a rilevare il club, hanno il potere di veto sui cambi dei colori sociali, logo, stadio e sede del Taranto, e stanno ancora nel CDA, non nel CDA, hanno il 7% del club
Poi ovviamente dipende da chi hai come imprenditore, perché c'è quello che è ben disposto, quindi collabora. Poi hanno gestito il settore giovanile per 3 anni loro, come loro a San Marino del Tronto la stessa cosa. Quindi si sono fatte tante cose, nonostante un contesto italiano che è abbastanza restio, fondamentalmente perché l'imprenditoria non vuole i tifosi rompiscatole. Però se ci si pone in maniera costruttiva si possono fare. E qui a Siena c'avete un potenziale enorme.